In questa fase ci occuperemo dello swing nel golf. La cosa più importante da capire è che esistono molti modi diversi, tutti efficaci, di trasmettere lo swing al bastone. Non dovrebbero esistere due swing uguali tra loro. Tuttavia ci sono alcuni fattori chiave che devono essere compresi se si desidera migliorare l'accuratezza del colpo, la potenza e la distanza dalla quale colpite la palla e la precisione della traiettoria della palla in volo. In questa sezione ci occuperemo dei diversi aspetti dello swing, concentrandoci in particolar modo su alcuni fattori chiave. Il corretto stacco iniziale è assolutamente fondamentale nello swing. Lo stacco innesca una sequenza, una reazione a catena che si ripercuote sul resto dello swing. Se lo stacco iniziale è scorretto in alcune fasi, durante il resto dello swing dovrete cercare di rimediare all'errore, nel tentativo di riallineare il bastone. Un buono stacco iniziale favorisce un backswing migliore, che a sua volta sopporta un migliore downswing sulla palla. Dove dovrebbe avvenire lo stacco? Con postura ed allineamento corretti cerchiamo di avviare lentamente lo swing. Allontaniamo lentamente il bastone dalla palla. Occorre innanzitutto capire che la testa del bastone dovrebbe rimanere al di fuori della linea della mano. Se in questa fase dello swing la testa del bastone si muove in modo troppo piatto, troppo basso intorno al corpo, poi, questa dovrà essere in seguito riposizionata davanti al corpo stesso. Questo risulta spesso in un downswing over the top, con conseguente debolezza del colpo e cattiva traiettoria della palla in volo. Così, dalla posizione di address, spostiamo lentamente il bastone dalla palla, mantenendo la testa del bastone al di fuori della linea delle mani fino a che lo shaft non raggiungerà una posizione orizzontale. Dalla posizione di address allontaniamo lentamente il bastone dalla palla, tenendo la testa del bastone stesso al di fuori della linea delle mani, fino a che lo shaft non raggiungerà una posizione orizzontale. Nel golf il piano dello swing è forse uno degli argomenti maggiormente fraintesi da molti giocatori. Tuttavia c'è un modo relativamente facile di affrontare l'argomento. Il piano dello swing è semplicemente l'angolo formato dallo shaft del bastone durante lo swing. Per molte persone il problema consiste nel comprendere che il piano dello swing è leggermente diverso a seconda del bastone utilizzato. Se appoggiamo i bastoni sul terreno vedrete che ognuno di essi forma un angolo diverso. Pertanto l'angolo dello swing sarà differente a seconda del bastone usato. L'individuazione del piano dello swing è molto semplice. Dalla posizione di address, con lo shaft del bastone nella corretta angolazione, cerchiamo di mantenere la posizione dello shaft parallela ed al di sopra della linea di partenza originaria. La linea dello shaft e dell'address è chiamata linea originale dello shaft ed il piano è determinato da due elementi. Prima di tutto dall'angolo formato dalla vostra postura e in secondo luogo dalla flessione dei polsi una volta completato lo stacco iniziale. Così partendo da un corretto stacco, per trovare il giusto piano dobbiamo semplicemente flettere i polsi verso l'alto. Questo posizionerà il bastone parallelamente ed al di sopra della sua originale linea di gioco. Perché è così importante seguire il piano durante lo swing? Beh, se immaginate lo swing come un enorme cerchio in base al quale allineate il vostro bastone durante tutta la fase dello swing, è ovvio che la faccia del bastone colpirà ogni volta la palla con precisione. Come abbiamo già spiegato, è importante ricordare che il piano varia leggermente a seconda del bastone utilizzato. Quindi, un ferro aperto avendo uno shaft molto più corto produrrà un piano di swing più verticale. Al contrario, un bastone più lungo ha invece una linea originale dello shaft molto più piatta e, therefore, il piano swing. Pertanto il piano dello swing risulterà notevolmente più arrotondato. Comprendere come il piano dello swing varia a seconda del bastone vi aiuterà ad ottenere un corretto backswing ed un più accurato downswing. La linea dello shaft nell'address è chiamata linea originale dello shaft. Ed il piano è determinato da due fattori. Primo, dall'angolazione e dalla postura adottati. Secondo, dalla flessione dei polsi una volta eseguito lo stacco iniziale. Per individuare il giusto piano, partiamo dalla posizione di stacco iniziale e flettiamo i polsi verso l'alto. Questo consentirà al bastone di posizionarsi parallelamente ed al di sopra della sua originaria linea di gioco. Un ferro corto ha una linea originale dello shaft più verticale che produrrà uno swing più lineare. Un bastone più lungo avendo invece una linea più piatta produrrà un piano dello swing notevolmente più arrotondato. Una volta stabiliti correttamente lo stacco e il piano dello swing, occupiamoci ora del backswing. Il backswing implica una rotazione del corpo. Il movimento del corpo è molto importante per completare il backswing e per mantenere l'allineamento del bastone. La cosa importante da tenere a mente è che partendo dalla postura corretta occorre raggiungere due obiettivi. Prima di tutto occorre ruotare le spalle in modo che queste siano posizionate a 90 ⁇ rispetto all'angolo della spina dorsale. Qualsiasi modifica in tale angolazione solleverà il corpo verso l'alto, allontanandolo dalla palla e provocando un downswing irregolare ed incostante. Posizioniamo dunque le spalle a 90 ⁇ rispetto alla spina dorsale. Il secondo fattore riguardante il movimento del corpo consiste nel considerare che esso si muove da un lato all'altro per aiutarvi a sviluppare potenza. Posizioniamo quindi le spalle a 90 gradi rispetto alla spina dorsale, mentre spostiamo la testa ed il petto verso destra, dietro la linea della palla. Effettuando con il corpo i corretti movimenti eseguire il backswing diventa semplice. Dallo stacco iniziale con il piano corretto. Solleviamo le mani e le braccia sopra la spalla destra. Completiamo il movimento e la rotazione nell'abice della posizione di backswing. Dallo stacco iniziale con il piano corretto solleviamo le mani e le braccia sopra la spalla destra. Completiamo il movimento e la rotazione delle spalle nell'apice della posizione di backswing. Una volta stabilita la corretta posizione all'apice del backswing, dobbiamo ora occuparci del downswing. Dalla posizione all'apice del backswing la prima cosa da considerare è che il downswing è, come dice il termine inglese stesso, esattamente un movimento verso il basso. Il downswing è sempre correlato al backswing. Ad esempio un backswing più arrotondato creerà un downswing che implica la necessità di riportare il bastone da una posizione arretrata rispetto al corpo ad un allineamento frontale, solitamente generando una traiettoria over the top. Se desiderate colpire la palla con maggiore potenza e precisione, il downswing è di fondamentale importanza. Dall'apice dello swing è una posizione a spirale capovolta. Due sono le cose importanti da ricordare. Prima di tutto il downswing proviene dal manico del bastone e dalle mani e dirige il bastone direttamente verso la palla da golf. Mentre eseguiamo il movimento sentirete che il vostro peso inizia a trasferirsi nuovamente verso il lato sinistro. La testa ed il petto si muoveranno verso sinistra, mentre il trasferimento del peso ci sposterà in avanti, prima che subentri il peso del bastone ad indirizzare la faccia dello stesso verso l'area di impatto. Noterete che la mia testa ed il mio petto hanno effettuato un movimento da destra verso sinistra, consentendomi di imprimere forza al bastone, mentre il movimento del grip permette al bastone di scendere lungo la giusta traiettoria, permettendoci di eseguire lo swing verso il bersaglio. Con un buon backswing è molto più semplice eseguire correttamente il downswing. Dall'apice della posizione a spirale capovolta dello swing, il downswing deriva dal grip del bastone e dalle mani che indirizzano il bastone stesso direttamente verso la palla. Mentre seguiamo il movimento, avvertiamo che il peso inizia a trasferirsi nuovamente verso il lato sinistro del corpo. La testa ed il petto si muovono verso sinistra, mentre il trasferimento del peso ci sposta in avanti prima che subentri il peso del bastone ad indirizzare la testa dello stesso verso l'area di impatto. Con un buon backswing è molto più facile eseguire il corretto downswing. È importante sapere che nel golf lo swing non termina una volta che la palla è stata colpita. Molti giocatori fanno l'errore di realizzare un colpo che termina con l'impatto sulla palla. Pensano che il lavoro sia finito una volta colpita la palla, mentre in realtà la velocità e lo slancio dello swing devono essere accompagnati fino ad una posizione finale completa. In caso contrario il risultato sarà un downswing irregolare ed un colpo di bassa qualità. Un corretto true swing favorisce un ritmo migliore ed aumenta la qualità del colpo inferto alla palla. Dal momento dell'impatto lo slancio e la velocità impressi alla palla devono essere accompagnati da un movimento completo. Lo spostamento del peso deve continuare ed avvenire verso sinistra, con la parte centrale del petto e i fianchi orientati verso il bersaglio. Continuiamo quindi il movimento dopo l'impatto rilasciando il bastone in basso verso la linea di tiro, permettendo alla testa agli occhi al petto e ai fianchi di girare completamente attraverso la palla. Il peso viene quasi completamente trasferito sul lato sinistro del corpo, mentre il bilanciamento deve avvenire sopra il piede sinistro, stabile in una posizione finale. Dal momento dell'impatto proseguiamo nell'esecuzione del movimento, rilasciando il bastone verso il basso lungo la linea del bersaglio, consentendo alla testa, agli occhi, al petto e ai fianchi di girarsi completamente attraverso la palla. Il peso deve spostarsi quasi completamente sul lato sinistro. Mentre il bilanciamento deve avvenire sopra il piede sinistro, stabile in una posizione finale. Secondo un altro mito del golf, inspirare profondamente aiuterebbe a rilassarvi. In realtà, la maggior parte delle persone, quando ispirano profondamente, producono quello che noi chiamiamo un respiro toracico, cioè una respirazione del petto. Ora guardate cosa succede alle mie spalle quando respiro profondamente dal petto: le spalle si solleveranno, indicando tensione, per poi tornare nella posizione di riposo. Quindi quando facciamo un respiro profondo dobbiamo cambiare la modalità di respirazione. Questo perché con la respirazione toracica il nostro stomaco si contrae verso l'interno. I nostri organi interni vengono spinti verso l'interno e verso l'alto, comprimendo la cavità polmonare. Quando la cavità polmonare si comprime la quantità di ossigeno che può essere convogliata verso i muscoli si riduce. Allo stesso tempo questo produce tensione sulle spalle. Per ovviare a questo inconveniente occorre impostare una respirazione da noi definita diaframmatica o respirazione ventrale. Ad esempio, se facciamo un respiro profondo, mentre lo stomaco si protende verso l'esterno, il diaframma si espande, ispirazione ed espirazione. Come potete vedere il mio stomaco si protende verso l'esterno mentre il diaframma si espande perché tutti i miei organi interni si spostano dalla loro sede. In questo modo la cavità polmonare si espande. Inoltre la tensione sulle spalle viene notevolmente ridotta e questo è senz'altro un grande vantaggio se state giocando a golf. Un'altra cosa che potete fare quando eseguite una respirazione diaframmatica o ventrale Dopo che l'avete effettuata per alcune volte e vi sentite rilassati, è ripetere una parola chiave a voi stessi, forse calma o rilassati. Se ripetete il procedimento per alcune volte pronunciando le parole calma o rilassati, alla fine vi accorgerete che la tensione nelle spalle sparirà automaticamente. Secondo un mito diffuso nel golf, nel caso in cui dobbiate cimentarvi con un putt di 30 piedi, bisognerebbe solamente tentare di effettuare il colpo nell'ambito di un cerchio di 3 piedi, circa delle dimensioni di un coperchio di un bidone per la spazzatura. Le persone credono che questo allenterà la tensione, favorendo una più agevole esecuzione del putt. In realtà, se il mio target è un cerchio di 3 piedi e manco il bersaglio di 2 piedi, allora sarò distante di 5 piedi e questo renderà il mio secondo putt molto più difficile. Inoltre cercando di effettuare il colpo entro un cerchio di tre piedi, sto in pratica preparandomi a mancare il colpo e questo non è molto positivo. Per fare un esempio, ho provato ad eseguire il colpo entro un cerchio di tre piedi, ma la palla è rotolata circa quattro piedi oltre il bersaglio. Con questo secondo esempio cercherò invece di considerare il mio PAT come imbucabile. Tutti i PAT sono imbucabili. Così effetto il colpo preparatorio. Ora, come potete vedere, la palla è arrivata molto più vicina. Quindi quello che dobbiamo fare è evitare di effettuare un PAT lungo mirando ad un cerchio di tre piedi. Perché se mancate il bersaglio vi troverete a dover affrontare una distanza di 4, 5, 6, 7 piedi. Se considerate ogni patto come imbucabile, allora è più probabile arrivare vicino alla buca. Un drill eccellente che agevola l'esecuzione di un corretto stacco consiste semplicemente nel prendere un cestino, posizionarlo sul terreno a circa 18 pollici dietro la palla, tra la linea dei vostri piedi e la palla da golf. Lo scopo del drill è di farvi eseguire lo stacco iniziale senza colpire il cestino. Se il bastone inizia a muoversi troppo verso l'interno, un po' troppo arrotondato sullo stacco, allora colpirete il cesto con il bastone. Per favorire il corretto stacco, la testa del bastone deve rimanere al di fuori della linea delle mani. Questo è un drill eccellente per controllare il piano dello swing. Come potete vedere qui abbiamo una vecchia asta conficcata nel terreno. Posizionata dietro la palla, lungo la linea ideale che congiunge la palla al bersaglio, parallela alla linea dello shaft del bastone che andrò ad utilizzare. Se non avete un vecchio bastone o una vecchia asta, un pezzo di bastone da giardino andrà ugualmente bene. Dalla posizione di address lo scopo del drill è semplicemente quello di fare pratica. Assumendo una posizione di backswing intermedia e controllando la linea dello shaft nel vostro backswing rispetto alla linea dell'asta conficcata nel terreno, cercate di avvicinarle il più possibile. Se effettuate un backswing al di fuori del piano... L'asta nel terreno lo evidenzierà immediatamente. Questo è un semplice drill per incoraggiarvi a sentire il giusto movimento del corpo durante il backswing ed aiutarvi ad assumere la corretta postura all'apice del backswing. Qui abbiamo una fila di palle da golf posizionate a 90 ⁇ gradi rispetto alla linea del bersaglio. Prendiamo il bastone posizionandolo sul petto e verifichiamo la nostra postura. Lo scopo del drill è quello di ruotare le spalle posizionandole a 90 gradi rispetto alla spina dorsale. Mentre eseguiamo il movimento, avvertiamo che la testa e la parte centrale del dorso si spostano verso destra, dietro la fila delle palle da golf. Questo semplice drill agevola una migliore rotazione e rende più facile l'individuazione della giusta posizione all'apice del backswing. Questo drill ha lo scopo di aiutarvi nel sentire il corretto movimento di spinta nel downswing. Come abbiamo già stabilito in precedenza, il grip del bastone viene spinto in basso verso la palla. Per aiutarvi a sentire il movimento, prendete il bastone. Assumete la vostra postura, ruotate i polsi verso l'esterno con il bastone di fronte a voi. Con le braccia in alto, spingete il grip in basso, verso il terreno. Lo shaft del bastone non deve essere lanciato verso l'esterno. Si tratta di un semplice movimento indirizzato verso il basso. Nella seconda fase del drill abbiamo una palla posizionata sul tee. Cercheremo di dimostrare che un corretto downswing corrisponde esattamente al movimento che abbiamo appena eseguito, eccetto che nel golf il movimento è laterale e non frontale. Abbiamo quindi la palla sul tee, il ferro 9 in mano, posizionate il bastone con il grip puntato verso il basso, flettete verso l'alto ed oscillate verso il basso ed attraverso. Non è importante il modo in cui colpite la palla. Lo scopo del grill è semplicemente quello di sentire il movimento di spinta impresso al grip. Questo è un semplice drill per migliorare il vostro true swing. Abbiamo una palla sul T e un ferro 9. Lo scopo del drill è quello di incoraggiare la rotazione attraverso la palla verso una posizione di true swing perfettamente bilanciata. Assumiamo lo stance con il tallone destro alzato di circa un pollice. Il tallone destro alzato rispetto al terreno agevola lo spostamento del peso verso sinistra, mentre il corpo continua a girarsi per orientarsi verso il bersaglio. La testa e gli occhi sono rivolti verso l'alto per seguire la traiettoria in volo della palla. Manteremo la posizione di follow-through fino a che la palla non avrà terminato il rimbalzo. Quindi assumete lo stance, alzate il tallone destro a circa un pollice da terra in una posizione di mezzo backswing. Colpite la palla, assumete la posizione finale e mantenetela fino a che la palla non avrà terminato il rimbalzo. Si tratta di un semplice drill di through swing per favorire un migliore bilanciamento attraverso la palla.